Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di un tema che riguarda l'America, quindi vi interesserà un sacco, visto che ogni volta che faccio video sull'America fate un sacco di domande. Poi, siccome non ne ho mai parlato, sono sicura che vi piacerà molto questo video. Voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, in America, oltre che per il cibo, siamo famosi per il fatto che ci vestiamo bene, secondo loro. Cosa che, secondo me, è vera rispetto a loro, però diciamo che loro sono anche molto esagerati, perché non tutti gli italiani si vestono così bene come loro pensano. Però comparati a come si vestono loro, noi sembriamo Enzo e Carla in pratica. Perché questo? Sinceramente non lo so, so solamente che agli americani piace vestirsi comodi e stare comodi, non gli interessa tanto l'apparenza a loro. Prima di tutto però, per chi non mi conoscesse, perché so tutte queste cose sugli americani? Perché sono stata un anno a vivere in America, ho fatto il quarto superiore all'estero. Sono stata per la precisione in Texas, quindi ci sta che alcune tendenze orrende degli americani di cui parlerò non valgano per tutti gli altri stati. Per carità, ci sta che in California o a New York si vestano mille volte meglio di come si vestivano in Texas da me. Comunque, mi sono fatta una lista di cose che loro indossavano quotidianamente, quasi praticamente ogni giorno, e che qua in Italia spaventerebbero tutti i passanti. Vabbè, meglio non essere così drammatici e iniziamo subito. Allora, la cosa peggiore che io odiavo più di tutte erano le Crocs con i calzini, che loro indossavano veramente anche per uscire la sera. Cioè, posso capire per stare in casa, però loro ci andavano ovunque. Crocs, possibilmente di colori improponibili, tipo fucsia, verde fosforescente, giallo, perché nere sarebbero cadute troppo poco nell'occhio. Cioè, in realtà non penso che la cadessero nell'occhio, cioè forse io ero l'unica che se ne rendeva conto che questi andavano in giro con le Crocs. E poi non gli bastava indossare solamente le Crocs, ci dovevano per forza aggiungere un bel tocco di colore in più, perché il solo colore delle Crocs non bastava, e quindi le indossavano con dei calzini improponibili, anche quelli dei colori più svariati. Spesso le indossavano con i calzini, quelli della Nike o dell'Adidas, quelli di spugna alti fino al ginocchio, bianchi, però almeno bianchi. Però altre volte le indossavano pure con i fuzzy socks, che sono quei calzini che si indossano noi più o meno durante il periodo natalizio, perché tengono caldo, ma li indossiamo in casa, cioè noi non ci usciamo. Pensate che la mia host sister ha girato tipo tutta la città per trovare un paio di Crocs fucsia fosforescenti, perché ne era ossessionata, e alla fine, ahimè, le ha trovate. Allora, a parer mio, le Crocs erano proprio la cosa peggiore che si potesse vedere in giro per strada. Quindi tranquilli, non preoccupatevi, la mia lista non peggiora. Dovete sapere che agli americani piace tantissimo indossare i sandali. Loro le indossavano in qualsiasi occasione, in qualsiasi periodo dell'anno. Ora non dico a dicembre, ma fino a fine ottobre ci arrivavano. Diciamo anche inizi novembre, fine novembre forse. Quali sono questi sandali che loro indossavano? Vi metterò una foto qua, perché non ricordo assolutamente il nome del tipo di sandalo. Non lo so, penso che sia una marca che andava super di moda quando io ero là, ma non ricordo il nome. E tra l'altro, una cosa super divertente è che da quanto andavano di moda questi sandali, a loro piaceva tenerseli sempre, cioè non toglierseli mai, e quindi in estate, quando prendevano il sole, gli piaceva tenerseli ai piedi. Vi giuro che la mia sorella ospitante, quando andava in piscina e si abbronzava, stava sul lettino per abbronzarsi, se le teneva ai piedi solamente per avere l'abbronzatura ai piedi a forma di quei sandali. Sì, sono strani gli americani. E poi ovviamente ci sono le Birkenstock, i sandali più famosi in America, oltre le Crocs. A me piacciono, ci uscirei d'estate, ma sicuramente non ci uscirei indossandole con i calzini, perché loro, se le indossano,
vanno con i calzini di solito. E appunto, come dicevo, per le Crocs non è che sono calzini normali, ma spesso si mettono calzini colorati, calzini fuzzy socks con Babbo Natale. E ora veniamo a un altro grosso problema: i calzini. Sì, si mettono calzini Nike o Adidas alti fino al ginocchio, sì, si mettono i fuzzy socks osceni con Babbo Natale, con le renne, ma in realtà se si mettono questi, secondo me è meglio che se si mettano calzini spaiati, perché infatti avere i calzini spaiati in America è una moda, o meglio, più che una moda, è uno stile di vita. Loro odiano appaiare i calzini dopo aver fatto la lavatrice. Come va a finire la cosa? Che ogni volta che si mettono i calzini ne hanno uno di un colore e uno di un altro, perché poi appunto non gli piace avere calzini bianchi o calzini neri, devono per forza avere calzini di colori come le Crocs, insomma. Passiamo però adesso alla parte di sotto, cioè la parte di ai pantaloni, cose così. Nonostante le ragazze americane a scuola possano indossare gonne o vestiti che non siano troppo corti, ovviamente, è difficile trovare ragazze che vadano appunto a scuola con un vestito o vestite carine. Ce ne sono, diciamo che nella mia scuola ce n'erano una decina, che si vestivano comunque bene, ma c'erano tutte le altre ragazze che venivano a scuola vestite come un maschio in pratica. Adesso vi dico i vestiti tipici della ragazza media americana. Nel loro armadio ci sono praticamente circa 150 paia di pantaloncini della Nike, chiamati Nike Shorts da loro. Le hanno anche questi di tutti i colori, ovviamente lunghi abbastanza da essere potuti indossare a scuola. Quindi indossano questi Nike Shorts con sopra delle magliette oversize, molto oversize, che spesso sembra che non abbiano nemmeno i pantaloncini sotto. Non so se siete su TikTok, ma la Visco Girl di TikTok è praticamente l'immagine della tipica ragazza americana. Da me quasi tutte si vestivano in quel modo in pratica. E come magliette gli piacevano un sacco le tie-dye t-shirts, che sono quelle che tra l'altro adesso stanno andando anche abbastanza di moda, però a me non sono mai piaciute né 3 anni fa quando ero in America né adesso mi piacciono. Però oltre a queste tie-dye shirts, la maggior parte delle volte, cioè quasi tutti i giorni, loro indossavano magliette della loro scuola. Ogni ragazzo ha tantissime cose della sua scuola, perché anche spesso le regalano, le lanciano tipo alle partite di football, le cheerleader, cioè hanno tipo delle specie di cannoni in cui lanciare le magliette alla folla, oppure se una ragazza fa uno, un ragazzo anche, fa uno sport specifico in America, le regalano o gli regalano non so quante magliette con magari i nomi dei giocatori della squadra. Vi mostro le magliette che ho io, così facciamo prima. Allora, non ne ho tantissime in realtà qua, penso che le altre siano a casa in Toscana. Comunque una è questa qua, che mi ha regalato la mia host sister, era sua questa. Come vedete davanti c'è il logo della scuola e c'è scritto Bushland Athletics, e dietro c'è scritto Protect this house, I will, che era un po' il motto, penso che fosse anche nella canzone della scuola, perché ogni scuola ha pure una propria canzone che viene cantata durante le partite e durante le cose. E poi ho questa, che invece è una mia maglietta di quando facevamo, che ne so, i raduni o robe varie, di quando facevo cross country. E infatti davanti c'è scritto Bushland Falcons cross country qua. Falcons ovviamente era il nome del team della mia scuola. E dietro c'è scritto All Out, che praticamente era il nostro motto. Poi ne ho un sacco di altri, però vabbè, insomma, io con queste magliette ci sto in casa principalmente, cioè non le indosso per uscire, magari per andare a fare la spesa, per andare a fare sport, sì, però non per uscire. Loro ci escono, ci fanno di tutto, ci vanno a scuola tutti i giorni, ma ci vanno, ci escono la sera per esempio, cioè veramente per loro queste sono magliette da tutti i giorni, da mettere in qualsiasi occasione. E quindi spesso le prendono anche di dimensioni molto grandi, stanno tipo come dei vestiti e li coprono anche i pantaloni. Penso che ogni americano di queste magliette ne abbia almeno un centinaio a dir poco, perché con tutti gli anni di scuola che si fanno ogni anno se ne prende almeno 10, quindi secondo me a 100 ci arrivano quasi tutti. Un'altra cosa che a loro piace indossare con queste magliette sono ovviamente i leggings. E quindi sì, se una ragazza non mette i Nike Shorts, metterà sicuramente i leggings per andare a scuola insieme a queste magliette. E un'altra cosa che non vi ho detto su Nike Shorts è che loro le indossano veramente tutto l'anno, perché il fatto è che loro quando vanno a scuola non devono camminare o fare tante cose, quindi visto che dentro casa loro c'è il riscaldamento e dentro la scuola c'è il riscaldamento, loro
escono a dicembre con i Nike Shorts, salgono in macchina, quindi devono fare giusto magari 5 metri in cortile per arrivare alla macchina, o i genitori li lasciano davanti a scuola, oppure loro parcheggiano nel parcheggio davanti a scuola e quindi ovviamente cioè, fanno altri 10 metri e poi entrano a scuola. Quindi sì, ci sta anche che le indossino a dicembre, però cavolo, cioè a dicembre con gli shorts a me facevano venire veramente i brividi. E non vi pensate che io, siccome ero in Texas, stavo in un posto caldo, perché ero al nord del Texas. Veniamo a un'altra moda preferita da tutti i maschi, ma che usavano pure le femmine molto spesso, purtroppo. Il camo. Cos'è il camo? Praticamente sono cose che vengono indossate dai cacciatori per andare a cacciare. Da me in Texas andavano molto spesso a cacciare, ahimè, e pubblicavano tantissime volte foto di loro con magari cervi che cacciavano e li tenevano per le corna, una roba veramente oscena. E loro ci venivano a scuola, ci andavano ovunque, ma c'avevano di tutto in camo. Avevano da il cappello a una maglietta, il golf, ai pantaloni, alle scarpe, cioè. E venivano spessissimo vestiti con queste robe orrende, sia a scuola che in tutti gli altri posti. Poi probabilmente il camo era una cosa che andava di moda in Texas e magari negli altri stati del sud, non penso che a New York la gente giri con il camo, non si sa mai, anche perché i cowboy boots 3 anni fa io li vedevo come una roba orrenda che si mettevano solamente da me in Texas e in pochi altri stati, e che lì avevano veramente tantissime persone e che io ogni volta che le vedevo dicevo: ma che si mettono questi? E adesso che sono praticamente la moda del momento, io stessa ne ho tipo 3 paia. E veniamo all'ultimo trend. Io sto continuando a chiamarli trend, ma non sono trend, sono oscenità americane. Questo non è un capo di abbigliamento, però da loro è praticamente inteso come tale. Sto parlando delle coperte. Loro le indossavano, cioè non come capo d'abbigliamento. Praticamente si alzavano dal letto e se le portavano dietro, se le trascinavano per tutta casa e ci venivano pure a scuola. Non so se ho foto salvate, eccetera. Se le ho, ve le metto comunque. Ora vi faccio sempre l'esempio della mia sister, perché era la tipica ragazza americana che faceva tutte queste cose. Ma lei veramente la mattina si alzava, si trascinava la coperta dietro, poi si vestiva con maglietta a maniche corte e shorts pure a dicembre e si portava dietro la sua coperta per tutta la scuola. A volte si portava pure il cuscino a scuola, ma non era l'unica, eh. Li teneva dentro l'armadietto e quando le facevano comodo andava a prenderli e si sdraiava per terra a dormire. Mentre sempre queste coperte venivano portate anche, che ne so, quando c'erano le partite, le gare di vari sport, venivano portate dietro e poi venivano indossate o sul pullman perché avevano freddo, oppure una volta finita la gara si mettevano prima lo zaino e poi si arrotolavano la coperta intorno. Quindi sembrava pure che avessero una gobba allucinante. E io e le mie amiche spagnole li chiamavamo Quasimodo. Queste sono le mode americane che mi ricordo. Purtroppo ormai sono 3 anni che ho lasciato la mia casa in Texas e quindi magari ci sono un sacco di cose anche che non ricordo. Però le cose peggiori, fidatevi che me le ricordavo, infatti ve le ho dette tutte. Se però ci sono delle cose che magari voi sapete che gli americani indossano, oppure facendo l'anno all'estero in un altro stato avete notato che lì andavano di moda, fatemele sapere nei commenti come sempre, e fatemi sapere anche di quali altri argomenti vorreste che io parli nei prossimi video sull'America. Ovviamente non le faccio più tanti come facevo all'inizio sul canale, perché cioè sono in Italia adesso, non ho troppi argomenti di cui parlare per quanto riguarda l'America. Però se ci sono cose, richieste che avete, ovviamente di video che non ho già fatto, sono contenta sempre di accontentarvi. Sono contenta di accontentarvi, vabbè. È l'ora di chiudere qua questo video. Ciao a tutti.